Abbiamo imparato qualche nuova abitudine dall'emergenza Covid-19? Di sicuro possiamo imparare quando le lezioni sono servite a qualcosa, cioè all'inizio del XX secolo. È davvero divertente questa copertina, sdrammatizza un gesto che per qualcuno sarà diventato già un'abitudine, cioè starnutire evitando di fare microdocce a chi ci sta vicino. Il paziente italiano, geopolitica di un'epidemia. L'articolo all'interno, e stiamo per vederlo, è estremamente serio. Ma internazionale ha scelto questa immagine dove c'è la classica Italia rappresentata come una bella donna turrita, in cui il gesto appunto non è certo consueto, almeno non lo era, e soprattutto è poco femminile, così come quando si starnutisce magari non c'è più quel classico salute che ci dicevano le nonne da bambini. Andiamo all'articolo che è firmato da una ricercatrice, giornalista e scrittrice britannica, si chiama Laura Spinney, e scrive per la testata New Statesman, ma tenete conto che ha appunto pubblicato sull'epidemia di spagnola un libro lo scorso anno. Nel corso della storia, le grandi infezioni hanno condizionato i rapporti tra gli stati e spinto i governi a creare organizzazioni internazionali per combatterle. Sentite questo dettaglio che riguarda l'oggi, riguarda la Cina, e quanto è importante tutto sommato proprio come lezione da comprendere per il futuro. Il 28 gennaio 2020, nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen a Pechino, simbolo del potere del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha incontrato Theodos Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per parlare dell'epidemia di coronavirus. «L'epidemia è un diavolo», ha dichiarato Xi. «E non possiamo permettere che il diavolo si nasconda». Queste sono parole che realmente ha pronunciato. Come si sa, questo vertice avrebbe dovuto svolgersi molto, molto prima, almeno 6 settimane, ma non stiamo qui per fare già un bilancio di quanto accaduto sulla diffusione di quest'ultima epidemia, bensì appunto per notare e annotare anche per noi qualche dettaglio significativo. Del resto qui si parla di un diavolo che secondo Xi è appunto qualcuno che non si deve nascondere, qualcuno quindi che dobbiamo combattere in prima linea, mentre noi, per ritornare ai modi di dire classici che ci hanno insegnato da tanto tempo, sappiamo che c'è anche il proverbio «il diavolo si nasconde nei dettagli». Di fatto andiamo a comprendere meglio perché è utile guardare indietro a come appunto l'umanità si è comportata in occasioni più o meno simili. Spiriti e demoni. In Cina è tradizione paragonare i disastri naturali, come le epidemie, a demoni, divinità o spiriti, come è normale considerare questi eventi portatori di cambiamenti politici. Un esempio, l'epidemia di peste che colpì la Manciuria tra il 1910 e l'11, provocando, secondo le stime, circa 60.000 vittime. Due paesi rivali, come Russia e Giappone, avevano già costruito le linee ferroviarie che penetravano nel territorio della Manciuria, nel nord-est della Cina, un territorio particolarmente ricco di minerali, quindi particolarmente appetibile, non solo allora, 110 anni fa. Per le autorità cinesi era quindi indispensabile riuscire ad arginare il contagio, e ci riuscirono, soprattutto grazie a Wu, un leader dell'epoca che in Europa aveva studiato la teoria dei germi e impose misure estreme e mai viste prima di allora, come la quarantena e la cremazione dei cadaveri,
ovviamente mai viste allora. Ecco appunto un altro di quei grandi personaggi, per quel che riguarda gli indiani, ad esempio il rapporto col Regno Unito, la formazione delle classi e dei leader, delle classi più, diciamo, di elite, lì in luoghi appunto importantissimi per la cultura occidentale, è ancora una tradizione, questo a dispetto di chi pensa che invece magari una cultura sia superiore all'altra. Bisogna vedere in quale ambito, e la cosa migliore naturalmente è sempre mettere in condivisione i propri saperi e le proprie culture. E andiamo avanti dunque. L'epidemia non superò i confini della Cina. Wu fu celebrato come un eroe. Il suo trionfo però non salvò la dinastia Qing. Quindi ci fu un passaggio epocale dal punto di vista dei vertici del potere. E torniamo all'oggi. Quando Xi ha annunciato al popolo cinese che il diavolo non potrà nascondersi, le sue parole riguardavano la salute pubblica, ma erano anche una dichiarazione politica. Evocando Wu e Mao, il presidente ha ricordato ai cinesi la potenza del regime e la sua capacità di affrontare e risolvere autonomamente la crisi. Ecco dunque una lezione. C'è stato davvero un formidabile sforzo, lasciamo perdere appunto le possibili critiche perché non è qui il momento, e quello sforzo comune è stato possibile anche ai nostri tempi grazie appunto a un desiderio da parte del vertice di essere il vero motore di una spinta a che ciascuno si sentisse protagonista. Un po' come, ahimè, nel XX secolo è stato fatto per grandi guerre, per grandi mali prodotti poi dalla storia. E andiamo all'oggi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nata nel 1946, è l'incarnazione di una lezione storica. L'OMS sostituì una varietà di piccole organizzazioni internazionali, tra cui il ramo sanitario della Società delle Nazioni, istituzione diplomatica internazionale, che crollò poi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il ramo sanitario, creato negli anni 20 del Novecento, era proprio una risposta all'epidemia di influenza che si manifestò tra il 1918 e il 21. Pensate che in quel periodo, per la cosiddetta spagnola, ma non era nata in Spagna, morirono 50 milioni di persone, molte più di quelle che erano morte durante il primo conflitto mondiale appena trascorso. Cooperare, dunque. Nel 1918 la consapevolezza che l'influenza è causata da un virus era un concetto relativamente nuovo. La maggior parte dei medici pensava ancora che si trattasse di un batterio. La pandemia del 1918 ebbe conseguenze durature. Il virus paralizzò l'economia mondiale e provocò un'ondata di depressione, dal momento che colpiva i giovani adulti soprattutto. Intaccò la capacità dell'Europa di riprendersi dopo la guerra, creando legioni di orfani e anziani dipendenti dall'assistenza statale e distruggendo il tessuto sociale in molti paesi. Addirittura qui c'è l'avverbio ovunque, ma questo forse è un po' colorato e colorito come avverbio. Certamente dobbiamo vedere in controluce, perché ancora noi siamo in grado di sentire i testimoni o i figli dei testimoni di quel periodo, e quindi questa, almeno per l'Italia, questa disgregazione così totale e certamente non ci fu. Ma l'esperta è l'esperta e ha studiato a fondo la questione appunto di come la pandemia della spagnola modificò il mondo. I virus sono sempre, scrive, un passo avanti rispetto agli esseri umani. Quando ne arriva uno nuovo, noi stiamo rispondendo ancora al precedente. Dopo essere stata accusata di aver agito in modo sproporzionato all'epidemia di febbre suina del 2009, l'OMS nel 2014 ha adottato un approccio prudente all'epidemia di Ebola in Africa occidentale, attirandosi poi una valanga di critiche per la sua lentezza.
un po' come è accaduto anche con il coronavirus. Quindi vedete, purtroppo si va un po' a strappio, se volete, con un pendolo che non è equilibrato. Una volta si minimizza e invece era un errore, l'altra volta allora si drammatizza, ma anche drammatizzare può capitare che sia una diagnosi errata. Popolazione arrabbiata, ecco infatti lo scenario, sempre a proposito di come sono nate le situazioni che stiamo vivendo. Gli storici della medicina sottolineano da tempo che la democrazia è poco efficace durante le epidemie, quando servono misure rapide e incisive. La crisi attuale sta mettendo alla prova una gestione alternativa che ha i suoi difetti. I leader cinesi si vantano della loro capacità di sconfiggere le malattie come segno di grande forza. Ma anche qui si potrebbe dire, vedremo più avanti se la scommessa di Xi Jinping sarà una scommessa vinta. Con Ulisse un viaggio in tutte le epoche. La testata Il Venerdì di Repubblica, che ha in copertina uno strillo riguardo alle eminenze grigie della burocrazia italiana, riporta in una serie di pagine dedicate specificamente alla cultura alcune notazioni su una grande mostra molto interessante proprio sull'arte e il mito in riferimento a Forlì. E considerate che anche la location di questa mostra, i Musei di San Domenico in pieno centro nella città romagnola, è una location particolarmente da tener presente proprio perché è un luogo sacro, poi andato in disuso e rivissuto letteralmente grazie alla capacità delle amministrazioni di far rivivere quegli spazi proprio come contenitori di arte non semplicemente per l'erudizione naturalmente, ma anzi, qui trattandosi poi del personaggio Ulisse, ci sono tante valenze, tanti modi di valorizzare questa mostra. Intanto vediamo che lo scatto, preso appunto tra i tanti capolavori della mostra stessa, è dedicato alle sirene, mentre al centro c'è una coppa attica, quindi siamo a distanza addirittura di 2400 anni tra un'opera d'arte e l'altra. Le diverse sezioni della mostra rappresentano i molti volti del mito di Ulisse viaggiatore, celebrato per la sua astuzia nell'antichità classica e nel periodo romano, come testimoniano i crateri e le anfore greche e gli affreschi della Domus di Via Graziosa, indissolubilmente legato al folle volo dantesco del Medioevo. Cosa significa? Che il personaggio di Ulisse, come sappiamo, non soltanto è uscito dal mito per entrare nei versi immortali di Omero nel XII secolo, pensate quanto indietro, e il riferimento è ancora indietro, avanti Cristo, ma che poi ha attraversato anche tante epoche per arrivare fino a noi, e naturalmente anche i versetti che Dante gli dedica sono rimasti tra i riferimenti immortali. Andiamo a scoprire che c'è anche Circe, terribile, dea terribile per meglio dire, con cui Ulisse però sceglie di restare per un anno. È raffigurata nella sua sensualità da Burne Jones, ma anche da Waterhouse, nel ruolo di guida salvatrice. Infatti è lei a indicare all'eroe la rotta da tenere per giungere alla fine del viaggio. E adesso arriva la sottolineatura, secondo me, più interessante, perché noi siamo abituati a considerare appunto Ulisse simbolo dell'uomo che non ne ha mai abbastanza di conoscenze e di scoperte. Ma Ulisse, se anche come termina la vita significa qualcosa, è anche il precursore del valore della fedeltà. Può sembrare strano, andiamo a scoprirlo. Grande risalto è dato a Penelope, rappresentata come tenera sposa, come farà il Primaticcio, altro grande artista, ma anche come astuta custode della casa,
come per Pinturicchio, che la ritrasse mentre tesse la celebre tela. Meno presente, almeno fino all'Ottocento, è il più grande mistero dell'Odissea, Calipso. Perché? Perché la dea Calipso aveva offerto, purché Ulisse restasse con lei, l'eternità. Cioè gli aveva detto: se mi ami e soprattutto resterai con me, mi amerai per sempre, la tua vita sarà per sempre. Io farò eliminare la morte dalla tua esistenza. E invece, appunto, come giustamente vogliamo chiudere queste poche parole, ma così significative, credo, come canterà l'Ulisse di Monteverdi a Penelope nell'epilogo del ritorno d'Ulisse in patria: in onor dei tuoi rai l'eternità sprezzai, volontario cangiando estato e sorte. Per serbarmi fedel son giunto a morte. Per fedeltà a Penelope, Ulisse accetta la morte. E la musica immortale, è il caso di dirlo, perché l'arte lo può essere, contrariamente all'esistenza di questo grande eroe, lo celebra. Quindi a volte nelle pieghe, appunto, di una semplice manifestazione artistica ritroviamo addirittura questi valori così fondanti rispetto al nostro sentire, rispetto al nostro credere. E a proposito ancora di arte, e in particolare pensando ad artisti viventi, voglio sottoporvi un piccolo stralcio di un'intervista che poi vedremo integralmente intorno alla data pasquale. Naturalmente avremo modo di rimandare appunto anche questo bel appuntamento, questo incontro in studio, a quando avremo più tempo, con Clizia Fornasier, una donna, un'attrice, una scrittrice, ma anche un personaggio poliedrico, sfaccettato, pieno di valori. Come si fa? Io penso che si debba seguire quello che si sente essere il proprio campo e non voler essere lì a tutti i costi, trovare un luogo per sé. È vero che io ho fatto tante altre cose, però deve essere tutto sentito e voluto, e in quel modo può realizzarsi. Comunque siamo sicuri già che non ci vuole un nome particolarmente facile, visto che tu hai conservato il tuo bel nome, che significa girasole, il cognome è naturalmente con Echi Veneti qualcosa di splendido, anche se lo francesizzano a Roma. È vero. Che rapporto hai tu con la tua identità rispetto a quando eri magari bambina e ti sentivi la più bella del reame? Non mi sentivo la più bella del reame, ma ti assicuro che è proprio così. E la mia identità, io devo dire che quando ero piccola pensavo a come sarei stata da grande e mi chiedevo se avrei conservato questa mia parte fanciulla che tuttora mi caratterizza, e l'ho conservata in effetti. Io penso effettivamente che noi donne cresciamo, entriamo in categorie diverse, quindi da bambine diventiamo ragazzine, poi ragazze, donne, però sentiamo sempre allo stesso modo, lo conserviamo, e se andiamo oltre le convenzioni ci rendiamo conto che siamo le stesse di sempre. Io non mi somiglio, non sento di somigliarmi. Innanzitutto io sono alta e sono come i cani grandi, sono goffa, ok? Adesso sto imparando un po' a entrare nel mio 1,77 m, ma io mi sento di 1,61 m, 1,62 m, per esempio. Mi sento mora e con gli occhi neri, per esempio. Sono cose strane, non mi somiglio, non so che è una cosa buona. Somiglia ad Angelina Jolie, te l'avranno detto. Grazie, ma grazie. Però non ti sei rifatta, grazie a Dio, ti trovo più bella dell'attrice. Grazie tante, ma va bene, no, ma io ti ringrazio. Però la bellezza è una carta, chiaramente da giocarsi, soprattutto in certi ambienti, ma comunque il bell'aspetto è un biglietto da visita, no, che può aprire un passepartout per tante porte. Però chiaramente c'è un sacco di pregiudizio nei confronti di un bel viso o di una bella donna, e c'è l'idea... Ancora? Sì, beh, l'idea innanzitutto che una bella faccia non abbia un bel cervello. Sembra strano ormai. No, ma molto spesso si accompagnano queste cose, perché la bellezza, se viene vissuta come un dono eterno,
molto spesso ci porta a impigrirci e a non voler andare più in profondità o a lavorare su noi stessi. Questo sì, dice vabbè, tanto io tiro fuori la coscia o mostro la mia bella faccetta e posso andare avanti così. Chiaramente questo non ha niente di eterno, sarebbe sciocco pensarlo. Quindi se ci facciamo ubriacare di bellezza, allora perdiamo di vista veramente la realtà. Quindi può essere questo, un po' ubriacante. Di solito chi fa il tuo lavoro è ricco di ambizione e anche di esibizionismo. La tua famiglia ti ha educato anche a questi valori o li considerava magari sbagliati? Allora, io ho una mamma e un papà molto differenti, perché mia madre è la tipica chioccia che vorrebbe me, mio fratello, sotto le sue ali, lì vicini. Infatti già il fatto che io non viva in Veneto, per lei io sono distantissima. E un padre invece che probabilmente aveva delle velleità artistiche che poi non ha potuto sviluppare, perché mio padre era maresciallo della Guardia di Finanza, quindi proprio un'altra cosa, però ha lavorato sotto copertura, quindi l'attore un po' l'ha fatto nell'antidroga, e lui sì, aveva questa l'ambizione forte e lui mi ha anche spinta molto spesso. Mia madre al contrario mi tratteneva, quindi sono state queste due forze, questi due vettori con due direzioni diverse che hanno generato questo mio ambire, ma con pacatezza probabilmente. Per me scrivere questo romanzo è stato un po' immaginare come sarebbe stata la mia vita se. Quindi è una sorta di sliding doors, no? Se avessi compiuto scelte differenti, come si sarebbe configurato il mondo attorno a me? Avrei avuto vicine le persone? Perché molte volte di fronte a scelte particolari si scremano tutte le nostre amicizie, ci si trova a essere soli. E in chiusura ritorniamo all'argomento di apertura. Siamo scout, non ci lasciamo intimidire, è la copertina di Credere, ma all'interno abbiamo un bellissimo reportage da Hong Kong, dove i missionari aiutano tutti coloro che sono alle prese con l'emergenza coronavirus. Qui serve tanta speranza, la testimonianza di padre Giuseppe Pasini e padre Nicolas de Franqueville. Questa crisi diventi un'opportunità per rinforzare i legami di solidarietà. E andiamo avanti quindi anche in queste settimane particolari con la nostra voglia di interessarci a quello che accade intorno a noi, ma anche col nostro desiderio e il nostro sforzo di ritornare ai nostri valori più puri.